Ok, dai, iniziamo ufficialmente la puntata. Eccoci. Come va? Abbiamo avuto il bello della diretta. La raccomandazione solida, veloce, Valerio, che siamo in ritardo questa sera. Se siete in giro o se siete a casa, ci state ascoltando e vi state annoiando, venite qua che facciamo qualcosa tutti insieme. Ok, dalle ok. Dalle 20 in poi vi aspettiamo qua per fare l'aperitivo insieme. Ed ora iniziamo, stasera abbiamo Luca Nebbiai. Buonasera di nuovo a tutti. E insieme a Luca abbiamo deciso questa sera di fare un po' i brani più belli che ci hanno accompagnato durante la storia della musica. I brani più significativi, diciamo, quelli che hanno segnato un po' le varie tappe storiche della salsa. Diciamo, fondamentalmente partiamo dagli anni 50 in poi, perché poi il termine salsa viene coniato proprio in quegli anni. Sì, giusto. E andiamo proprio a scoprire quali sono state gli artisti e le canzoni che hanno segnato, diciamo, quest'epoca. Quindi io partirei subito con la musica, se tu sei d'accordo. Sì, dai, partiamo con la musica, perché abbiamo iniziato leggermente in ritardo questa sera, quindi, come dicevamo prima, preferiamo parlare un po' di meno e farvi ascoltare più musica. Partiamo subito con un pezzo storico, che è quello di Ignacio Pineiro e il Septetto Nazionale. Septetto Nazionale, che è Echa le Salsita. È un son, nasce negli anni 30 come un son vero e proprio. A Cuba spopolava questo ballo, questa musica. Diretto discendente del danzon. Esattamente, discendente del danzon. Ignacio Pineiro è insieme al suo Settetto Nazionale, è una delle prime orchestre che approda anche negli Stati Uniti. Sì. Con la fusione delle varie musiche già presenti negli Stati Uniti, nasce una musicalità nuova, una musicalità diversa, e lui compone questa musica. La particolarità di questo brano è che per la prima volta, appunto, viene nominata la parola salsa. Esatto. Fino a quel momento non era mai stata nominata in un brano vero e proprio. È un termine che, insomma, viene coniato per la prima volta. Poi un'altra particolarità è che è stato il primo brano trasmesso poi da una radio cubana. Esatto, quindi esatto. Questa è un'altra particolarità. Andiamo ad ascoltare e via, poi si andiamo va. Oltre. E c'è Salsita. Una noche aventurera, buscando ambiente de pasión y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. En un sopor la noche pasé, paseaba alegre nuestros lares luminosos y llegué. La bombilla que él te pregonaba así. ¡Salsa! En Catalina me encontré lo no pensado. La bombilla que él te pregonaba así. ¡Échale salsita! ¡Échale salsita! ¡Échale salsita! ¡Échale salsita! Lo que dice mi segundo, en este cantar propongo lo que dice mi segundo. No hay butifarra en el mundo como la que hace el Congo. Échale salsita, échale salsita, échale salsita. Tu butifarra olorosa, Congo vive orgullecido. Tu butifarra olorosa son la más rica y sabrosa que yo en el mundo he comido. Échale salsita, échale salsita, échale salsita.
rumba con banana le puso su inspiración, patrimonio nacional de la música cubana, cumpliendo 90 años, nadie le toca campana. Gracias te damos, Piñeiro, y pido tu bendición pa' cantarle al mundo entero y que no muera tu son. Radio Passeggiata, questa sera musica, la storia della musica insieme a Luca Nebbiachi. Che meraviglia questo pezzo, ragazzi, che bello. Qui su Timo Muerte. Salutiamo Francesco grande aficionados. Salutiamo anche Daniele Indios, che abbiamo visto che ci sta seguendo in diretta. Che non ci ha ancora salutato, però va bene, lo salutiamo prima noi. Lo salutiamo. Salutiamo Valerio, ciao Valerio, benvenuto qui su Timo Muerte. E proseguiamo perché il tempo stringe, dai. Proseguiamo con un'altra orchestra famosissima, insomma. Un'orchestra storica, che è quella di Elito Revé. Orchestra Revé con un pezzo che insomma per cuori forti direi, un pezzo da tanti battiti al minuto, esatto. Tante battute al minuto, l'Orchestra Revé insieme forse lo Svan Van, di cui poi tu hai già parlato in altre trasmissioni, di cui poi parleremo anche dopo, si contendono un po', diciamo, il mercato cubano della salsa negli anni 70, negli anni 80, ma anche negli anni a seguire, insomma, nei decenni successivi. Sì, ma anche prima? Anche prima, sì. Ma Van Van partono nel 69, sì, e sì, la Revé già era la Revé. Sì, già c'era. Figlio d'arte, Elito Revé, quindi la sua orchestra fonde un po' tutta la tradizione cubana, la tradizione folclorica cubana, la tradizione soprattutto della parte orientale, sì, di Cuba, quindi quella in cui predominava fortemente il son, soprattutto un tipo di son che è il changui, che è proprio un tipo di son che viene adottato. Un ritmo campesino, un ritmo proprio delle campagne, che viene adottato da Elito Revé e viene riadattato poi in chiave moderna nei suoi pezzi. E nei pezzi di Elito Revé c'è un po' di tutto, c'è son, c'è rumba, c'è afro, ci sono richiami alla tradizione proprio popolare cubana. Sì. Un concerto poi di Elito Revé è un'esperienza. Ne ho visti svariati di Elito Revé, veramente esci completamente sudato, però estremamente soddisfatto. Quindi ci andiamo a sentire questo pezzo, che è un grandissimo pezzo, uno dei miei preferiti. E gustatevelo, ballatelo e via. Siamo pronti per partire. Ah, una cosa dobbiamo dire. Prima di fondare la Svan Van, Juan Formel ha scritto moltissimi pezzi per Elio Revé, non Elito. Esatto, quindi Elio Revé padre. Per il padre, sì. Beh, la cooperazione, l'unione tra i musicisti è una cosa, anche un vanto, sì, dei musicisti cubani, è sempre stato un minimo denominatore, insomma. Quindi questo è importante sottolinearlo, hai fatto bene a sottolinearlo. Mi salsa tiene?
Mi salsa tiene sandunga. Allora, vedi il suo charangon. Vai, musica. Thank you.
Ore 19.30 direttamente qui su Radio Passeggiata. La nostra trasmissione, vi ricordo ancora una volta, si chiama Timba o Muerte e va in onda tutti i mercoledì dalle 19 alle 20. Dalle 19 alle 20. Questa anche sera se oggi con un po' di ritardo. Anche se oggi abbiamo iniziato in ritardo perché c'è stato qualche problema tecnico. Un quarto d'ora di ritardo. Un quarto d'ora per l'esattezza. Ma lei è preparatissimo. Allora, facciamo un saluto ai ragazzi che ci seguono sui social. Sì. Allora, un grande saluto a Sara. Ciao Sara, benvenuta. Non sapevi di questa radio, devi fare ammenda da oggi in poi, ricordatelo, tutti i mercoledì dalle 19 alle 20. E salutiamo anche un sacco di amici. Ammazza. Iniziamo con Valentina. Valentina. Proseguiamo Primo. Con Primo, grande Primo. Primo. Primo, una sera ti voglio qui con me, Quindi per forza. Preparati perché una sera facciamo una puntata io e te. Quindi la prossima volta che ti vedo, che ci incontriamo, ti estorcerò questa promessa e sarai qui con me per una trasmissione. Un saluto a tutti i miei allievi, a tutti i nostri allievi, anche a tutti gli allievi, a tutti i ballerini, a tutti quelli che ci stanno guardando. Salutiamo Michela. Michela, ti vogliamo qua anche con Luciano la prossima volta per fare l'aperitivo insieme. E salutiamo Marco. Marco, ci vediamo presto su dalle due parti, probabilmente. Ci vediamo o alla villa o a Montefalco, comunque ecco, a breve qualcosa faremo. Proseguiamo ora con Luca, dai. Proseguiamo ora con Luca. Allora, visto che l'abbiamo nominati prima e visto che comunque sono un'orchestra che ha segnato veramente la storia della musica cubana, non possiamo non nominare i Los Bambanos. E non farvi ascoltare l'ultimo pezzo dei Los Bambanos. Estremo che uscita poco prima di Capodanno, praticamente. Los Bambanos è un'orchestra storica nata nel 69 dal maestro Juan Formel. Ha fuso varie sonorità, insomma, e poi soprattutto ha innovato e rinnovato la musica cubana in una maniera determinante, inserendo per la prima volta quattro voci anziché un cantante solista. Sì. Questo già è un esempio che si può fare. Ha inserito la batteria rock, tra virgolette, sì, a posto dei timbales. Loro la chiamano drum timbal. Esattamente. E poi ha inserito tante altre cose, sonorità jazz mischiate con il rock and roll. Cioè, stiamo parlando degli anni... inizia anni 70, sì, quindi sì. Piena rivoluzione musicale, insomma, quindi anche Cuba da questo punto di vista si è fatta trovare pronta e quindi l'orchestra Los Bambanos negli anni poi ha continuato a rinnovarsi, a inserire artisti fenomenali, poi li nomineremo più tardi anche come Pupi, ha lanciato Alexander Abreu, ha lanciato Pavel Molina che è stato bassista, sì, dei Los Bambanos per tantissimi anni. E quindi che dire, ascoltiamoci questo pezzo perché vai. L'ultima meraviglia. Estreno de Cuba, Los Bambanos, La Habana, sì.
Bentornati in studio, qua siamo... Abbiamo finito una canzone. Allora, bentornati in studio, voleva dire. Bentornati in studio qui su Radio Passeggiata. Abbiamo sentito un pezzo di Los Van Van, caro Valerio, che adesso sono in mano a Samuel Formelle, figlio di Juan Formelle, che l'ha fondata. E adesso dobbiamo proseguire, dobbiamo andare avanti, anzi, però dobbiamo fare un passo indietro adesso rispetto ai giorni nostri, ovviamente. Sì, sì. Dobbiamo fare un passo indietro per andare, 5 secondi. Per andare a scoprire chi sono stati, qual è stata l'orchestra che è stata denominata Buena Vista Social Club. Un'orchestra fondata sul finire degli anni 90. Diciamo l'obiettivo di questa... Allora prendiamo una macchina del tempo, un euro per andare a Cuba e lo scopriamo. Esatto. È stata fondata questa orchestra, l'intenzione della casa discografica World Circuit Records, casa statunitense, una casa discografica statunitense, era quella di diciamo raccogliere gli artisti, tra virgolette, in pensione. Sì, storici, cubani, storici. Diciamo, in pensione, e far riadattare alcuni classici della musica cubana, diciamo, in chiave moderna. Esatto. Quindi, e poi da quest'idea però è nata anche, tra virgolette, la necessità di fare un vero e proprio documentario, un docufilm su questa orchestra e sugli artisti che la componevano. Ebbene sì, avete indovinato, stiamo parlando di... Buena Vista Social Club, il film omonimo da cui, appunto, in cui si raccontano le vicende di questa orchestra, in cui figuravano artisti, insomma, sì, di calibro abbastanza importanti, come Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Portuondo, insomma, stiamo parlando di Barbarito Torres, colossi, insomma, sì, importanti, colonne portanti della musica cubana. Sì. Questo pezzo in particolare, appunto, viene poi inserito nel film, è stato pubblicato nel 1997 e ci fa capire proprio l'autentica bellezza della musica cubana nella sua versione più classica, diciamo, un son in chiave moderna, Buena Vista Social Club, De Cammino alla Vereda. Alla Vereda. E lo dedichiamo alla nostra Silvia Laliscia che ci sta ascoltando. Ciao Silvia, questa è per te, ballatela tutta.
De Camino alla vereda Buena Vista Social Club. Club. O club. Fa niente. Buonasera ancora di nuovo a tutti. Salutiamo chi ci ha iniziato a seguire poco fa. Vi ricordiamo che la nostra trasmissione si chiama Timbo Muerte, va in onda tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e parliamo e ascoltiamo musica cubana. Ma va. No, è vero, però magari per chi ci ha iniziato a guardare oggi non lo sa, noi lo ricordiamo spesso. In modo bisogna che... dirlo. Bisogna dirlo. Allora, se parliamo di musica cubana, esatto, visto che parliamo di musica cubana, non possiamo non nominare Manolito Simonet. Una delle colonne portanti. Un'altra della... delle orchestre, diciamo, fondamentali della storia della musica cubana. L'orchestra di Manolito è stata fondata nei primi anni 90, sì, più o meno, e però si è subito distinta per le sue melodie ricercate, per il suo ritmo a volte anche dolce, romantico, alcune canzoni soprattutto all'inizio molto. Amor matematico, mamma mia, amor matematico. Bellissima, la limpidezza, poi è una aperta denuncia è una velata denuncia a tutto quello che è il turismo sessuale a Cuba. Esattamente. Comunque si è sempre distinto per la delicatezza e la limpidezza del piano che suona Manolito. È un pianista Manolito, quindi. Artista che lui si definisce autodidatta, poi bisognerebbe capire se è vero oppure no, perché non è possibile che suoni così meravigliosamente, però lui si è sempre definito un autodidatta e la sua orchestra negli anni, insomma, poi ha riscosso notevole successo. Questo pezzo che andiamo a sentire è La Habana Me Llama, cioè La Habana Mi Chiama, perché è un tributo alla capitale, di Cuba, dove è nata l'orchestra, dove sono nati gran parte dei musicisti che la compongono ancora oggi. Quindi io direi di andarla a sentire, anche perché stiamo alle strette, ma io vorrei solo aggiungere una piccola cosa, sì, a quello che ha detto Luca. Cioè, allora, per apprezzare veramente Manolito, secondo me, bisogna avere presente qual è la struttura di una timba, ovvero la timba parte, inizia che è il cantante, cioè chi canta, la cantante, il cantante che racconta qualcosa, racconta la storia. A un certo punto della canzone inizia il duetto fra il cantante e il coro, quindi si dice inizia il montuno. Nel corso degli anni, ovviamente il montuno è la parte più bella, più ritmata, più carica della canzone. Più ballabile. Più ballabile, ecco, come dice Luca. E col passare del tempo, appunto, il momento in cui entra il montuno si è sempre avvicinato all'inizio della canzone, quindi c'è sempre stato questa tendenza ad accorciare la parte in cui il cantante racconta la storia. Che Manolito... Scusami, faccio un'altra breve parentesi. Dai. Questa introduzione che viene fatta all'inizio delle canzoni è una diretta discendenza della rumba, sì, perché nella rumba appunto c'è la diana, cioè la parte iniziale della rumba in cui viene raccontata la storia, quindi un po' alla fine, se vogliamo, capiamo un po' il significato di tutto ciò di cui stiamo parlando, cioè la rumba, il son, poi si fondono insieme a tutte le altre sonorità, tutte le altre musiche e poi si vanno a confluire in questo grandissimo calderone che viene definito salsa. Esatto, quindi ecco, io volevo semplicemente dire che Manolito invece è stato sempre fedele alla tradizione, quindi il montuno entra quando deve entrare, ecco, non è che entra prima perché deve far contento il ballerino, entra quando l'artista dice che la canzone raggiunge il suo culmine e il momento in cui deve iniziare questo duetto fra il cantante e il coro, quindi è da apprezzare per questo. Diciamo, ultimamente viene poco apprezzato dai ballerini, ma viene ampiamente apprezzato da chi sa ascoltare la buona musica. Tipo noi. La Habana Me Llama. Due anni fa ho visto dal vivo, all'Arca. Salutiamo gli amici dell'Arca se ci stanno guardando. Federico, ciao Veniero. Andiamo con La Habana Me Llama. Spingi play. Vado io? Vai tu. A mia Habana, con amor. Otra vez quiero cantarle hoy esta tierra santa, lindo caimán que ya se levanta al son de caña, tabaco y ron. Quiero cantarle cosas maravillosas a mis provincias que son hermosas, como el canto del ruiseñor. Tierra santiaguera, cuna de trova y sabroso son, Camagüey.
Carmen con sus llanuras y su auténtico tinajón. Santa Isabel en Cienfuegos, donde naciera aquel gran cantor. Matanza con su rumba y su religión. Ley, ley, ley. Sigo a Villa Clara con su sandino. Recuerdo mucho a Pinar del Río, donde me quieren con mucho amor. Guantánamo, ciudad que tiene mucha virtud. La isla con su juventud, Granma siempre con su sabor. La ciudad de Holguín me dio la elegancia. La Monumental me llevó a La Habana. La Habana, que siempre, siempre la llevo dentro, porque alimenta mis sentimientos. Ahora le quiero cantar otra vez, otra vez. Es que La Habana tiene un swing. ¿Qué tiene que se mantiene? Es por eso que me llama. Pero si la nostalgia y la ausencia en mi alma se me posarán, no sufriría de pena, porque me queda La Habana, La Habana. Simonelli su Trabuco, siamo agli sgoccioli, siamo agli sgoccioli qui su Timba o Muerte. Abbiamo qui pronti già in pole position Marco e Amedeo, ma ci dato manca... che oggi abbiamo iniziato un pochino in ritardo, quest'oggi gli rubiamo 5 minuti, quindi... Intanto saluto Federica, quindi mancano 10 minuti, che abbiamo ballato questa canzone parecchio insieme. Esatto, abbiamo iniziato a ballare. Rubiamo 5 minuti a Marco e Amedeo, dai. Quindi esattamente tra 10 minuti. Esatto, tra 10 minuti chiudiamo. Prossimo brano, velocemente. Prossimo brano, andiamo un po', ci avviciniamo ai giorni nostri, diciamo, con un artista della nuova generazione, con El Niño. Che Emilio Frias. Emilio Frias, detto El Niño, con la sua orchestra El Niño y la Verdad. El Niño è stato cantante dell'orchestra Revé, sì, di cui abbiamo parlato, sì, all'inizio. Una voce particolarissima, stupenda, potrebbe fare
penso anche, non lo so, anche il Liscio forse, con quella voce. Che poi c'è Joel Torres e Cala, sì, hanno la voce identica. Sì, esatto. Hanno una voce identica. Una voce molto particolare. E una sonorità completamente, diciamo, rinnovata rispetto ovviamente all'orchestra Revè. Il primo album, dicevamo adesso con Andrea, quando è uscito, insomma, è stato veramente una, l'album rivelazione esatto, del 2015, più o meno 2015 o 2016. E questo è un pezzo del 2018, sì, si intitola La cosa mala, e credo che l'abbiate sentita. Esatto, perché... ce la fa sentire Valerio. Vai, vai Valerio. Valerio, attacca. Cuidado, no te dé eso que anda por ahí. La cosa mala. El otro día en la cola del banco, una mujer allí se estresó. No pude ver yo la situación, parece que alguien se le coló. Tremendo lío que se formó, la gritería que molestaba, hasta la jefa del banco salió. Al parecer, a la mujer le dio una cosa mala. Le di una cosa mala, le di una cosa mala, le di una cosa mala. Un vendedor con su carretilla, que el otro día al barrio llegó, y salió pelo a comprar los vegetales para la dieta que comenzó. Al ver los precios de aquellas cosas, sin padecer el de hipertensión, ahí la presión se le disparó. ¿Qué le pasó a Felo? Pues sí, le di una cosa mala. Le di una cosa mala, le di una cosa mala, le di una cosa mala. Mi prima Katy estaba en un parque, yo estaba mala la conexión, pero su cuerpo le caminaba, claro es el último que salió. Y una muchacha que lo intentaba, con una copia que se compró, al ver que nadie le contestaba, le dijo... un saludo anche al nostro Wani Kiki DJ, grande. Ciao Danilo! Benvenuto tra noi, ciao! Le di una cosa mala, signore! Le di una cosa mala! Oye, tienes que relajarte, los infartos están a la patanga. Le di una cosa mala. Mira el viejito de la esquina lo que le pasó, por tanto que protestaba. Le di una cosa mala. Cuidado con lo que quieres, que la calle está muy mala. Le di una cosa mala. Si no sabes, no te metas, y si te metes, pues nada. Le di una cosa mala, le di una cosa mala, le di una cosa mala.
se esconder detrás de esa sombra oscura. Sin estrés y con tortura, alejarte del dolor. Y verás que la tristeza va cambiando de color. Vamos para la bolsa. Oye, Alice, y la Raúl, el que no le dé una cosa mala. Cholula. Salutiamo il nostro Paolo Pablito Loco. Ciao Paolo, noi ci vediamo presto, dai. Penso che ciao, se Paolo. Sei sabato sera al Mitos, ci vediamo giù. Fammi fare un saluto a Carlo Carapellotti che vai. Ci sta guardando. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Ciao. Allora, noi siamo in chiusura praticamente, sì. Mi pare di capire, no? Esatto, sono passate le 20, abbiamo rubato qualche minuto a Marco e a Maria, ma abbiamo già sforato. Stanno sbevazzando, speriamo che non se ne accorgano. Io avevo intenzione di chiudere con questa canzone perché negli ultimi anni anche l'orchestra di Alexander Abreu sì. ha segnato un punto di non ritorno. Havana de Primera. Havana de Primera con Medice in Cuba, sì. Un pezzo che oramai è già entrato nella storia perché è stato uno dei pezzi forse più ascoltati al mondo di questa orchestra. Alexander Abreu, insomma, non ci sarebbe bisogno di presentazioni. No. Per capire chi sia questo artista, arrangiatore, trompettista, di tutto e di più. Cantante ovviamente. E la sua presenza sul palco, insomma, è inconfondibile. Soprattutto quando lo si va a vedere dal vivo, è davvero un'emozione veramente forte. Lo sanno anche i miei ragazzi che ci siamo andati. Quindi certo, l'abbiamo visto già due volte. Ci sarà un altro concerto, approfitto per invitare tutti i salseri, a Roma, al Caraibe, 25 marzo. Quindi se vi interessa vedere Alexander Abreu dal vivo, poi ve lo ricorderemo durante. Sappiate che ne vale veramente, veramente la pena. Questo pezzo del 2013 in realtà è un inno a Cuba in tutta la sua interezza. Alexander Abreu nella sua musica fonde un po' tutti sì. I vari stili. Prevalentemente son, però poi ci fai inietta con tutto. Inietta con un po' di tutto, fusioni con il jazz, fusioni con anche con alcune parti di afro. Esatto, insomma, altri ritmi tradizionali, altri ritmi tradizionali della musica cubana. Quindi con questo pezzo noi vogliamo salutare tutti quanti i salseri. Questo pezzo ve lo dovete ballare, ve lo dovete proprio sudare perché è un inno a Cuba e alla musica cubana. Esatto, quindi noi vi diamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre qui su Radio Passeggiata dalle 19 alle 20. E mercoledì prossimo ci sarà un altro amico qui con me, Salvatore Rondinelli, e a sorpresa parleremo e ascolteremo musica americana, musica newyorkese, quindi ascolteremo tutta la musica dei Fania. Quindi i Fania All Star e tutto quanto gli gravi attorno. Però adesso ora restiamo a Cuba, Medice in Cuba, io e Luca Nebbiai di Spazio Salsero vi salutiamo. Grazie Andrea. Grazie. Sarà presto di nuovo qua con noi perché lo costringerò ad essere promesso. Con noi. Grazie di essere stati con noi. Grazie a grazie. Tutti. Medice in Cuba, alla prossima. Ciao. Thank you.
el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas, enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te traigo ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Siempre será.